Minotauri Arancioni e bentornati sul mio canale. Oggi sono qui per farvi il video numero 3 della serie Vita da Fangirl, anche se la luce è orrenda, ho mille luci sparate in faccia, ma è mattina, soltanto che fuori piove, quindi non c'è per niente luce, ma ok. Direi di tornare al soggetto principale del video. Questo appunto è il terzo appuntamento della piccola serie che ho ideato un paio di mesi fa, cioè Vita da Fangirl, dove vi ripropongo ogni volta dei personaggi di qualsiasi fandom, che sia un libro, un telefilm o un anime, e decido di creare un outfit ispirato al suo look e magari più portabile, perché molti personaggi hanno dei look improponibili da portare copiati di punto punto nella vita reale, quindi sì. Vi lascio giù nell'info box i primi due video di questa serie, quindi se volete andare a vederli e dare un'occhiata mi farebbe un sacco piacere, e direi di iniziare subito con gli outfit, che questa volta però saranno solo due, perché non ho avuto tempo, ho avuto dei problemi quando stavo girando i primi due e non sono riuscita a farlo, e non mi sembra il caso, dopo che i primi due sono tutti carini, di mettere il terzo con la parete della mia camera, quindi semplicemente questa volta ce ne saranno due, ma la prossima ce ne saranno tre come sempre. E il primo outfit che ho preparato per voi è ispirato a una principessa Disney, una delle più nuove principesse Disney. Dai che ci arrivate, sì, è Anna di Frozen, perché non lo so, io la amo. Mi piace di più Elsa, però Elsa è più difficile da ricreare, ci arriverò con il tempo. E Anna in poi me l'avevate suggerita in molti, quindi ho preso la vostra richiesta e l'ho realizzata. Quindi direi di lasciarvi al primo outfit. Come potete vedere mi sono immedesimata non poco nel personaggio di Anna, ma è troppo tenera per non farlo, insomma vi sfido a non affezionarvi. Ma questa è la mia piccola interpretazione. Come potete vedere ho indossato uno scialle viola, che è tipo una sciarpa, per ricreare un po' il suo mantello, con sotto questa maglietta a maniche lunghe verde e una camicia a maniche corte che è azzurrina, mi richiamava troppo quella che indossava lei. La maglietta invece l'ho realizzata io. Era una semplice t-shirt nera e questi jeans sono blu per richiamare un po' il colore della gonna che lei indossa, mentre le scarpe sono stivali semplici, anfibi. Qui vi faccio vedere qualche piccolo dettaglio della maglietta che ho realizzato. L'ho semplicemente pittata con colori acrilici, ma soltanto per lo scopo di questo video, altrimenti una semplice magliettina nera in questo modo va benissimo, va davvero più che bene. E come definire il look completo senza un nostro piccolo compagno fedele, e cioè il piccolo Olaf? Eccolo qui, intento scambiarsi due coccole con me che faccio finta di essere una principessa, cosa che non sono, ma ok, who cares? Il secondo outfit che ho preparato per voi è invece ispirato a un altro personaggio che ha ricevuto un sacchissimo di richieste, ed è Katniss Everdeen dalla serie di The Hunger Games di Susan Collins. Non è specificamente tratto da uno, il primo, il secondo, il terzo libro o film, ma semplicemente un outfit che ho pensato Katniss indosserebbe e poi mi sono lasciata trasportare dal momento e mi sono immedesimata nel personaggio, ma questa è un'altra storia. Quindi senza ulteriori indugi vi lascio al secondo outfit, Katniss Everdeen. Anche in questo caso mi sono immedesimata un pochino troppo, perché sì, mi è presa la voglia di andare a uccidere la gente nei boschi, ma ok, forse è il fatto che ho questo arco bellissimo, ma non fa niente. Come prima cosa ho raccolto i capelli in una treccia, la classica treccia tipica di Katniss, insomma non poteva mancare nel mio video. Poi indosso un giubbetto di jeans che sembra quasi mimetico e quindi mi ispirava particolarmente, una maglietta nera a maniche lunghe e dei pantaloni neri semplici con gli stivali di prima, perché ormai sono un must nei miei video, e il solito arco che Katniss si porta sempre dietro, insomma, no? Inoltre ho aggiunto questo piccolo anellino a forma di freccia che mi sembrava proprio il caso di aggiungere, perché era troppo carino per non farlo. Ebbene sì, il video quindi si conclude qui, perché come vi ho già detto sfortunatamente sono riuscita a filmare soltanto questi due outfit, però mi sono impegnata davvero tanto nel farli, quindi spero che il video vi piaccia lo stesso. Come sempre, se avete altre richieste di personaggi, magari vi sono venute delle idee, lasciatemi un commentino qui sotto, perché lo aggiungerò sicuramente alla lista su quelli che sto lavorando adesso, come ho già fatto con lo scorso video. Infatti è una lista enorme, ma sto cercando di reperire degli abiti per fare qualsiasi di tutti i vestiti che mi avete chiesto. E quindi sì, una piccola parentesina, c'è la mia amica il cameraman, che ringrazio perché ha fatto tutte le riprese, che vorrebbe aprire un canale YouTube, ma si vergogna, quindi per favore scrivete qui sotto che vorreste che Giulia aprisse appunto il suo canale, perché lei ha degli ottimi gusti e poi è super simpatico, quindi penso vi piacerebbe. Quindi sì, chiudiamo la mia piccola parentesi.
Come sempre vi lascio giù nell'info box tutti i link ai miei altri social network, che sono la mia pagina di Facebook, quindi andate a metterci il mi piace, il mio Instagram e il mio blog. Vi ricordo che ai 100 lettori fissi sul blog farò un giveaway, quindi andate a darci un'occhiata. Iscrivervi è molto facile, basta cliccare su seguite questo blog e vi aggiungerà ai lettori fissi, insomma. E sì, spero che il video vi sia piaciuto, perché mi sono divertita davvero tantissimo a girarlo, insomma, a fare da attrice per voi. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Mm-hmm.